Sei una recluta e non vuoi perderti neanche un video di Rocket? Beh, facilissimo, premi la campanella per abilitare tutte le notifiche e seguimi sui social che troverai in descrizione, la pagina Facebook, il canale di Telegram e la nuova pagina di Instagram. Buona visione! Salve Recute, qui è Rocket e benvenuti ragazzi in questo nuovo Top 5 del mondo Pokémon, sempre qui sul mio canale. Torniamo finalmente quest'oggi ragazzi con una top riguardante Ash e l'anime Pokémon. Infatti il ragazzo ci ha veramente impressionato nel corso degli anni con le sue mitiche battaglie, alcune veramente storiche e indimenticabili. Molte di queste le ha vinte con grande merito e grande successo, mentre purtroppo in altre non è andato così bene e le ha addirittura perse ragazzi. Quindi quest'oggi devo rifare una bella top 5 sulle peggiori sconfitte di Ash nell'anime. Ma attenzione, perché peggiori non solamente dal punto di vista della prestazione, ma anche dal punto di vista dello shock che queste battaglie e queste sconfitte hanno causato in noi spettatori dell'anime, ragazzi. Quindi occhio ad avere ben chiaro il concetto di peggiori sconfitte. Io inoltre vi rinnovo ragazzi appuntamento a supportare il video con tanto mi piace e con un vostro commento qui sotto per dirmi la vostra e una bella iscrizione al canale se ancora non siete iscritti. Quindi io non mi rubo tempo, partiamo subito ragazzi con la top e con il video di quest'oggi. Al quinto posto abbiamo Ash contro Ricci della Lega di Kanto della serie originale ragazzi. Ricci è un allenatore molto simile a Ash, infatti come lui ha un Pikachu chiamato Sparky, un Charmander, e a differenza di Ash che l'ha liberato anche lui ha un Butterfree ragazzi. Quindi possiamo dire che Ash e questo Ricci sono due allenatori molto simili che si scontrano alla Lega, due amici, però la battaglia non è altrettanto favolosa, anzi è abbastanza stupida da certi punti di vista. Infatti possiamo dire che lo Squirtle di Ash perde o meglio viene squalificato perché subisce il sonnifero di Butterfree, cosa che insomma successivamente non avviene. Infatti i Pokémon non vengono squalificati perché sono addormentati, quindi è cosa già non molto logica questa. Poi il Pikachu di Ash perde per via di un attacco azione e già qui ragazzi continuiamo ancora peggio, ma soprattutto la cosa che porta Ash alla sconfitta è il fatto che Charizard non gli obbedisce e quindi viene squalificato dall'arbitro ragazzi, consentendo a Ricci di vincere la sfida ed eliminando Ash dalla Lega di Kanto. Sinceramente una sconfitta che mi ha fatto molto male quando ero insomma bambino nella mia infanzia, veramente una sconfitta molto molto brutta e ingenua che si merita al quinto posto di questo top 5. Al quarto posto abbiamo Ash contro Tobias da Diamante e Perla. Ho voluto comunque sia inserire dopo un lungo dibattito questa battaglia in quanto è stata davvero devastante ragazzi, una delle peggiori delusioni dell'anime Pokémon per quanto mi riguarda nella mia adolescenza. Infatti ero veramente convinto, fermamente convinto che Ash avrebbe vinto la Lega di Sinnoh, ma così non è avvenuto ragazzi. Però l'ho messa al quarto posto, quindi in una posizione abbastanza bassa rispetto alle altre, in quanto Ash andava comunque sia ad affrontare dei leggendari Pokémon che sono in ogni caso avvantaggiate rispetto ai mostri ciattoli normali di Ash, nonostante questi erano veramente molto forti. Vedi Sceptile che veramente ha spaccato in questa battaglia contro Darkrai. Quindi ragazzi ho voluto comunque sia metterla, la mia opinione è questa sinceramente su questa battaglia. Insomma Ash non ha tantissime colpe, però è stato veramente un trauma della mia adolescenza che difficilmente verrà mai cancellato. Al terzo posto abbiamo Ash contro Alan da Pokémon X, Y e Z, finale della Lega di Kalos. Anche qui ragazzi torniamo con il fattore shock per la sconfitta di Ash ragazzi. Beh, questa battaglia è la più recente di quelle che sono presenti in questa top 5 ovviamente. Tutti se la ricorderanno perché è praticamente vecchia di un anno ormai e quel giorno tutti eravamo incollati al PC per vedere la finale della Lega di Kalos. Il titolo era molto troll da parte di Pokémon Company, infatti dava per quasi per certa vittoria di Ash. Però non è stato così ragazzi, è stata veramente una delle maggiori delusioni e l'ho messa nella classifica in quanto a battaglia traumatica ragazzi, sconfitta veramente devastante che mi ha lasciato a bocca aperta e non avevo più parole per questa sconfitta ragazzi. Ash aveva ancora una volta perso la Lega, questa volta in finale per un soffio contro Alan. Peccato perché far perdere Greninja contro Charizard secondo me è una mossa sbagliata. Greninja che era il simbolo di questa stagione dell'anime che perde contro Mega Charizard X. È veramente una scelta secondo me sbagliatissima. Al secondo posto abbiamo invece Ash contro Diapo dalla prima puntata di Bianco e Nero. Questa sconfitta mi spiace se magari sono io che la penso solamente così ragazzi, non la capirò mai, non l'accetterò mai. Infatti abbiamo lasciato Ash che ha perso contro insomma Tobias combattendo veramente una grande battaglia anche contro Paul alla Lega e lo ritroviamo nella regione di Unima che perde contro uno Snivy. Ok, Pikachu non poteva usare mossa elettro perché appunto era sovraccaricato dall'energia di Reshiram e Zekrom, che sia del leggendario della regione di Unima, e ci può stare ragazzi, però
Pikachu è un Pokémon molto esperto, ha fatto varie stagioni, vari anni di anime e molte battaglie, quindi può anche essere uno snaio a livello 1, ma sinceramente un Pikachu esperto che aveva ancora Codacciaio e altre mosse come attacco rapido, non puoi farmelo perdere contro un allenatore tecnicamente principiante come Diapo e contro il suo starter appena ricevuto. Sinceramente una cosa che non ho mai capito e mai e poi mai accetterò. E al primo posto, ragazzi, come peggiore sconfitta di Ash nell'anime, secondo me, abbiamo la sfida contro Polly, la lotta totale al lago di Sinnoh. Ragazzi, questa è una disfatta veramente prepotente e importante di Ash nell'anime di Diamante e Perla. Infatti uscì veramente molto ridimensionato da questa battaglia, il ragazzo. Una battaglia contro Paul è veramente mozzafiato, comunque sia, però a un certo punto Ash aveva perso 5 Pokémon del suo team, mentre Paul aveva perso solamente Weavile. A Ash rimaneva solamente il suo Chimchar, che durante la battaglia si evolve addirittura in un fantastico e potentissimo Monferno. Monferno riesce comunque sia a rimettere abbastanza in sesso la situazione della battaglia, però comunque sia alla fine deve arrendersi alla potenza dell'Electabuzz di Paul. Come vi ho detto, ragazzi, addirittura a un certo punto Ash è in svantaggio 5-1. Una battaglia che ha perso veramente di netto, ragazzi, non ci sono altre spiegazioni, l'ha persa. Però questo fu veramente la scintilla che permise a Ash di fare veramente un'ottima figura alla Lega Pokémon di Sinnoh, ragazzi. Quindi una sconfitta veramente devastante che però ha portato ad una buona e ottima prestazione alla futura Lega di Sinnoh. Quindi ragazzi, anche per oggi la top è finita, io spero veramente che vi sia piaciuta. Io ragazzi vi ricordo di rispettare come sempre le mie opinioni, perché io rispetterò comunque sia le vostre, sono pacifiche, quindi mi raccomando a quello che scrivete nei commenti, un bel like per supportarmi e una bella iscrizione se non siete ancora iscritti al mio canale. Quindi per oggi Rocket direi che è tutto, buona domenica, un saluto e ovviamente bye bye reclute!